Dunque, io volevo intanto ringraziare la professoressa Ginsburg che appunto è qui con noi a conoscere i nostri dottorandi di ricerca. Il nostro è un dottorato giovane, è un dottorato internazionale. Ci sono diversi colleghi che insegnano in diverse parti del mondo. I nostri dottorandi sono, diciamo che Jane, il PNRR, che saprai cos'è perché anche da americana saprai cos'è il PNRR, che è questo grosso piano europeo finanziario, ci ha dato la possibilità di investire nella ricerca. Quindi noi oggi avremmo dovuto avere un numero, visto che siamo al secondo anno di dottorato, pochi, no, PhD students, in realtà ne abbiamo tanti perché col PNRR abbiamo potuto reclutare fortunatamente, no, più giovani che fanno ricerca. Ecco perché, nonostante sia un dottorato nuovo, recente, di recente istituzione, abbiamo per fortuna tantissimi dottorandi. E io adesso non ripeto, do la parola al coordinatore Luigi Nuzzo, che insegna, beh, lo direi tu cosa insegni, perché insegna tante cose, e quindi non me le ricordo tutte, se sbaglio poi mi corregge, quindi preferisco lo dica lui direttamente. E devo dire, è a Berlino, non è qua con noi perché è a Berlino per una ricerca, e quindi eccolo, ringrazio di questo saluto, e prima di appunto dare la parola ai nostri dottorandi, gli vorrei far presentare, do, pochissimi minuti a testa, e do la parola a te per un breve saluto. Grazie Luigi. Grazie mille Luigi. Io vorrei aggiungere veramente in maniera molto veloce i miei saluti a quelli del direttore. Io sono uno storico del diritto e mi occupo di storia del diritto internazionale e coordino questo corso di dottorato in diritto e sostenibilità. E per me, proprio come coordinatore, è un motivo di grande piacere dare il benvenuto alla professoressa Ginsburg, anche a nome del collegio di docenti e dei dottorandi. Mi dispiace veramente di non essere con voi, vi parlo dalla Freie Universität, che appunto svolgo, tengo un seminario che mi impedisce di partecipare, mi impedirà di partecipare alla cerimonia e alla lezione magistrale. Io ovviamente non ho il compito di presentare la professoressa, ma soltanto di ricordare con molto piacere che la professoressa Ginsburg è membro del collegio di docenti del nostro dottorato, sin dalla sua istituzione, dal 36° ciclo, ormai siamo arrivati partirà fra poco il 38° ciclo, quindi siamo al terzo anno. La professoressa accettò con grande entusiasmo il nostro invito e ci ha aiutato con la sua autorevole presenza a rendere il dottorato più internazionale. Come ha detto giustamente Luigi, l'internazionalizzazione del dottorato è stato uno dei nostri obiettivi. E noi abbiamo provato a realizzarla appunto costruendo un collegio di docenti che vede la partecipazione di ben 19 colleghi delle università più diverse, ma anche come, stimolando uno sguardo globale sui problemi della sostenibilità e dei suoi rapporti con il diritto e favorendo la partecipazione e le domande di studenti stranieri. Molti dottorandi, alcuni dottorandi, sono 3-4 penso in questo momento, si trovano in diverse università straniere, avendo iniziato il loro periodo obbligatorio di permanenza all'estero. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare personalmente la professoressa Ginsburg, seppur attraverso uno schermo, e auspicando che la nomina ad ambasciatrice di Risalento ci possa permettere di coinvolgerla ulteriormente nelle attività del dottorato. Grazie mille e buon lavoro. Grazie Luigi, io adesso non ho tempo, Gabriella, non so, forse volevi dire tu qualcosa, no? Possiamo dare la parola ai ragazzi. Io davvero tenevo a far sì che questo momento, proprio anche perché, come diceva, ricordato adesso Luigi, Jane fa parte del nostro collegio dei docenti, quindi quale migliore occasione c'è per farle conoscere davvero telegraficamente chi siete, che tipo di ricerca fate,
e anche perché appunto possono esserci anche occasioni di contatto o può mettervi in contatto con magari colleghi che negli Stati Uniti fanno le stesse ricerche, magari possono esserci gruppi di ricerca che si occupano delle cose che state facendo voi. Quindi io non rubo altro tempo, direi di partire in ordine. Buongiorno, io sono Giada Pacifico e sono dottoranda di ricerca in diritto processuale penale. Il tema oggetto della mia ricerca è violenza di genere e processo penale, un tema sul quale nel corso degli ultimi due decenni si sono susseguite molteplici riforme che a mio avviso sono state comunque insufficienti. Per questo, partendo proprio dal quinto degli obiettivi posti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è appunto quello della parità di genere, nel corso della mia attività di ricerca approfondirò le carenze normative che ritengo sussistano nel nostro sistema e valutando appunto se è possibile prendere spunto da altri ordinamenti che in questo a mio avviso sono più evoluti. Questo. Buongiorno, sono Annalisa Buccarella, dottoranda in diritto processuale penale. Il mio progetto di ricerca ha ad oggetto i reati agroalimentari nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, quindi nell'attività di impresa, ed in particolare lo studio si occupa della blockchain tanto nell'ambito della produzione all'interno delle imprese e di riflesso l'utilizzo anche tecnologico nel processo penale. Buongiorno, io sono Milena Faggiano, sono la dottoranda anch'io di Unisalento. Il mio Ius di afferenza sì, è lo Ius 04, quindi diritto commerciale. Mi occupo di sostenibilità, declinato in sostenibilità della governance, perché bisogna capire anche come declinarlo il termine sostenibilità nei vari Ius. In particolare di rendicontazione non finanziaria nelle piccole e medie imprese. Perché il legislatore anche comunitario prevede l'obbligo di rendicontazione per le grandi imprese, via via però sta sempre cercando di obbligare anche la rendicontazione non finanziaria alle piccole imprese, però noi abbiamo questo grossissimo problema in Italia dove il 99% di imprese nel sistema economico italiano è costituito da SRL, da microimprese, e quindi queste per ora restano fuori dall'ottica del legislatore. Io mi chiedo se ha ancora senso oggi continuare a non obbligare alla rendicontazione anche le piccole e medie imprese, quindi cerco di capire nel sistema tanto europeo quanto italiano se qualche norma può essere utilizzata e si può individuare in qualche norma questo tipo di obbligo, perché secondo me la rendicontazione non finanziaria comporta sì dei costi per l'imprenditore ma anche dei benefici sia dal lato reputazionale quanto concorrenziale, e quindi tenerli proprio completamente fuori mi sembra crei una asimmetria nel mercato. L'idea del progetto è quello non solo di studiare questo fenomeno, ma anche di, siccome viene sempre sollevato il problema costi per il piccolo imprenditore, si dice le piccole società non sono obbligate alla rendicontazione non finanziaria perché comportano dei costi per la piccola società, è quello di creare proprio un modello che possa essere adottato al piccolo imprenditore in modo tale da poter abbattere il costo. Ovviamente uso il termine piccolo imprenditore in termini improprio, mi riferisco alle microimprese. Buongiorno, sono Francesco Albiano, un dottorando di ricerca del 37° ciclo in diritto amministrativo. E il mio progetto in particolare Perdonatemi, io penso che la professoressa comprenda bene inglese, francese, italiano, però se parlate più lentamente probabilmente è anche più facile per lei seguirvi. O parlate in inglese o parlate lentamente in italiano. Così. Sì, è che giustamente mi dice la collega che il microfono è anche più difficile ascoltare. Allora, il mio progetto si occupa in particolare dei profili inerenti l'unicità procedimentale, quindi procedimenti conferenziali, si parla appunto di conferenze di servizi, nei procedimenti di permitting nella strutturazione del territorio.
In particolare i profili di cui mi sto occupando attualmente analizzano quanto influente sia il potere di veto delle autonomie locali, quindi in particolare dei comuni, per impedire alla conferenza di servizi costituita da varie pubbliche amministrazioni di realizzare effettivamente il progetto in questione. È inerente appunto con gli obiettivi del inerente appunto con gli obiettivi che il PNRR vuole perseguire nella strutturazione del territorio, e profili interessanti riguardano anche il rapporto tra due interessi fondamentali che da poco sono entrambi anche tutelati all'interno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, appunto l'interesse alla tutela del paesaggio e l'interesse alla tutela dell'ambiente, quanto possono essere compatibili e quanto tra di loro possono essere escludenti. Grazie. Buongiorno, sono Pier Andrea Corleto, un dottorando di ricerca di diritto amministrativo, e la mia attività di ricerca cerca di coniugare, ecco, il diritto amministrativo con profili di diritto penale e alcuni profili di diritto, diciamo, alcuni profili prettamente economici. E ho cercato, partendo sempre dal principio di sostenibilità, di declinarlo in maniera un po' particolare. Sostenibilità dal punto di vista del funzionamento delle burocrazie, quindi della burocrazia italiana, come presupposto fondamentale poi per procedere. Ho preso spunto ovviamente dal PNRR, che contiene al suo interno, prima delle missioni previste al suo interno, appunto, una serie di obiettivi, tra cui appunto quello della semplificazione amministrativa e quant'altro, come presupposto fondamentale per partire, quindi per ripartire appunto. La tematica affronta ad esempio alcune problematiche come può essere il fenomeno della burocrazia difensiva, tutti fenomeni che in qualche modo scoraggiano anche le imprese estere a investire nel territorio italiano in ragione dei particolari costi dovuti al dialogo tra impresa e pubblica amministrazione. Grazie mille. Chiara Doria, eccola. Buongiorno a tutti. Ecco Chiara, ti vediamo. Buongiorno, io sono una dottoranda in diritto costituzionale e mi occupo della sostenibilità del rapporto tra Stato e contribuente a partire dalle problematiche costituzionali che è possibile ravvisare nella disciplina dell'ordinamento della giustizia. Parla piano Chiara, che col microfono si sente male. Sì, dicevo, a partire dalle problematiche che possiamo rinvenire nella disciplina della giustizia tributaria che attualmente è oggetto di riforma, la tesi che intendo sostenere è quella secondo cui queste problematiche legate soprattutto all'apparenza dell'indipendenza del giudice abbiano un riflesso sull'effettività del dovere tributario. Attualmente mi trovo a Parigi, sto svolgendo un periodo di ricerca presso un centro di ricerca collegato all'Università Pantheon Assas, e l'obiettivo è quello di andare ad indagare proprio le origini della concezione che vedono nel tributo un dovere e soprattutto un dovere di solidarietà. Grazie. Grazie a te. Chi c'è poi? Scusate che mi ero sotto. Chiara Grieco. Buongiorno a tutti. Ciao Chiara. Buongiorno a tutti e buongiorno professoressa Ginsburg. Mi rincresce poter essere presente soltanto via web, ma anche io, come la mia collega, sto svolgendo il mio primo periodo di ricerca presso l'Università di Barcellona. Sono Chiara Grieco, il mio ambito di ricerca si situa nel settore della filosofia del diritto ed è volto a analizzare le implicazioni etiche del rapporto fra intelligenza artificiale e decision making. Il progetto vorrebbe cercare di costruire una visione il più possibile integrata, nella quale diciamo non si soffochi la autonomia della scienza del diritto. Questo telegraficamente. Grazie. Grazie a te. E tengo ultimo Dario, Gianluca Tosches. Sei Gianluca?
Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno professoressa Ginzburg, sono Gianluca Toschi, dottorando del 37° ciclo e mi occupo dello studio del processo civile, in particolare nell'ambito dell'esecuzione forzata. Il mio progetto mira ad utilizzare il concetto di sostenibilità come perno su cui innestare il delicato bilanciamento tra i diritti, le prerogative del debitore e quelle del creditore all'interno del processo esecutivo, che sappiamo essere una fase matura, o perlomeno presuntivamente matura, dell'iter giurisdizionale, in cui lo status delle parti non è come nel processo ordinario, nel processo di coniunzione paritario, e quindi sostanzialmente andare a verificare se attraverso le lenti della sostenibilità è possibile andare a verificare se fino a che punto le prerogative del debitore possono essere sacrificate sull'altare del legittimo soddisfacimento del credito. Quindi diciamo una rivisitazione del rapporto debitorio in chiave sostenibile. Grazie. Grazie a te. And finally, Dario. Dario Kamal, Dario is from Mozambico. Hello, Dario? Hello. Sì. Ok, professor, fantastic. Can you hear me now? Ok. Dario, just a quick presentation, yeah? Please, quick, because we have to start the ceremony. Okay, your usual presentation. Ok, just a few words about you and your research. Thank you. Ciao, Dario. Ciao. Yes, I'm Dario, I'm from Mozambique. I'm actually a diplomat in the government of Mozambique, in African Union and the United Nations. Yes, my work, my research are talking about the foreign ID and the rule of law to promote sustainability. And I will talk about the case of Mozambique specifically, but I will do an overview about all the African region. My research will be focused on international law in sustainability, in natural disasters and ecology, and how Mozambique used the funds of European Union and the United Nations and other donations or foreign ID to promote the sustainability and how it works in the rule of law. Basically will be like that. Grazie Dario. Allora, adesso ringrazio davvero tutti. Magari potrebbe essere una buona idea che fate nel tempo con calma una presentazione brevissima di, insomma, quello che avete fatto oggi in inglese, che poi possiamo tramite Gabriella farla averle a Jane, perché magari possono nascere delle interessanti connessioni, magari esistono dei gruppi di ricerca sullo stesso soggetto anche alla Columbia. Quindi sarei felice di tutto questo, come sono felice di iniziare questa cerimonia dando la parola al magnifico rettore, che ringrazio perché ha accolto con grande entusiasmo la proposta del nostro dipartimento. Ringrazio la professoressa De Giorgi, che è stata un po' l'idea ci è venuta un po' insieme, onestamente, ma ci è venuta perché in effetti la professoressa Ginzburg è un habitué del nostro dipartimento, della nostra università. Lei da anni ci fa onore della sua presenza e da anni soprattutto ci fa delle lezioni straordinarie che permettono a tutti noi, non solo ai più giovani ma anche ai più vecchi, come oramai ahimè sono io per primo, anche di crescere, di aprire un po' la mente, cosa molto importante, ripeto, sia per i giovani che per i non giovani. Quindi io ringrazio davvero il rettore e gli do la parola, e quindi a questo punto avviamo la cerimonia. Grazie, io innanzitutto voglio ringraziare Jean-Carol Ginzburg per aver accettato questo nostro riconoscimento e oggi per essere qui per una lectio magistralis, ma soprattutto perché da tempo ormai, grazie
all'amicizia che la Lega ad alcuni nostri colleghi, in primo luogo alla professoressa De Giorgi. Lei alimenta con le sue riflessioni l'entusiasmo, la passione dei nostri colleghi, ma soprattutto dei nostri studenti, dottorandi. È una contaminazione molto proficua. E al tavolo con me, oltre alla professoressa, c'è il direttore di dipartimento, che voi conoscete bene, ma mi piace sottolineare l'entusiasmo e la passione, anche in questo caso, con cui sta guidando questo dipartimento verso nuovi orizzonti. E questo è un aspetto, secondo me, molto significativo. Avere una visione di lungo periodo è una cosa importante quando si ha un ruolo di governo, di coordinamento, di responsabilità all'interno di un'istituzione come la nostra e nel territorio. Visto che, lo voglio ricordare, non per piaggeria, il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche è uno degli elementi più rappresentativi del nostro Ateneo, fortemente legato alla stessa Scuola Superiore ISUFI. Al tavolo però c'è anche Stefano Cristante, a cui mio delegato alla comunicazione, a cui va un particolare ringraziamento, perché se siamo qui a parlare di ambasciatori dell'Università del Salento, lo dobbiamo a una sua felice intuizione di qualche anno fa, in cui comprese che se c'è un elemento di debolezza nel nostro Ateneo, non sta nelle persone che ho dinanzi a me, in particolare gli studenti dottorandi, ma sta nella posizione geografica, lo dico da geografo, assolutamente marginale se guardiamo all'Europa centrale, se guardiamo alla regione mediterranea, con la quale però continuiamo a non confrontarci in maniera proficua, diciamo, per una serie di ragioni, molte sono le nostre responsabilità. Poco ho potuto fare, peraltro, in questi 2 anni e mezzo di mandato, perché diciamo, la pandemia ha fortemente ridotto la capacità di costruire rapporti di reciprocità con altri atenei. Comunque, io penso che adesso possiamo davvero costruire insieme un percorso di internazionalizzazione. Perché un titolo di ambasciatrice dell'Università del Salento? Che cos'è un ambasciatore? Io lo ricordo perché poi immagino saranno altri a delineare, definire la figura eccezionale della nostra collega. Dal punto di vista, mi permetto di dire, non soltanto professionale, ma anche umano. Io immagino che questa sua sensibilità sia in qualche modo legata a quella che aveva caratterizzato, mi piace citarlo, la madre, che tutti noi consideriamo un punto di riferimento. E questo sicuramente è un elemento importante. Mi sembra, diciamo, particolare sottolineare che su internet è segnato questo come un elemento assolutamente atipico, credo, nella Columbia University, cioè l'idea che ci sia una madre e poi una figlia a insegnare nel medesimo Ateneo. Inorridisco pensando che in Italia non è esattamente la stessa cosa, forse i casi diversi sono, diciamo, più rari, e questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere. Però io credo in realtà, e forse questo potrà dircelo la collega, che passioni, entusiasmo, concetti a cui mi facevo riferimento un attimo fa come elementi importanti della nostra professione, perché fare professore universitario, guardate, io penso che qualcuno, i dottorandi devono capirlo, è una cosa che si fa per passione. Non c'è nessuno, non ci sono interessi economici che reggano, perché soprattutto tra gli avvocati c'è la convinzione che fare l'avvocato rende molto di più, e fare il consulente, ve lo dice chi l'ha fatto per parte della sua vita, rende molto di più. Ma la sola possibilità di avere, come ha avuto un attimo fa la professoressa, ascoltare la presentazione dei vostri progetti, lì si capisce qual è la passione che voi mettete, no? E lì si capisce che abbiamo lavorato bene, perché se riusciamo ancora a animare il vostro entusiasmo, allora vuol dire che il nostro lavoro è corretto. Allora è normale che una madre, un padre trasferisca ai propri figli quei valori, e che quei valori si radichino, e spesso un figlio scelga di fare la stessa strada, lo stesso percorso del padre, spesso, come è accaduto anche in questo caso, con una specializzazione diversa, ma questo è l'elemento importante. Ma torno al ragionamento, e cercherò di essere breve, non lo sono quasi mai, ma cercherò di esserlo adesso. Ambasciatore cosa vuol dire? Chi è l'ambasciatore? Innanzitutto, ecco, pensavo prima, un attimo fa, che il senso profondo del riconoscimento è portare l'Ateneo e la cultura, i valori di cui
e portatore d'Ateneo al di fuori dei suoi confini. E i confini in questo caso non sono soltanto geografici, sono anche culturali. Cioè l'idea che affidando a Jane Ginsburg il titolo di ambasciatrice, l'idea nostra, per nulla peregrina, è quella lì che con lei viaggerà nello spazio, oltreoceano, il messaggio di questa università, un'università piccola, è vero, soprattutto se è paragonata, no, alla Columbia University. Però devo dire che è proprio questo che dobbiamo evitare, cioè l'idea che anche come un piccolo Stato deve avere la possibilità a livello internazionale e globale di dire la sua, anche attraverso il lavoro incredibile che svolge la ricerca, i diritti, poi potremmo stare qui a parlarne per ore, ma l'aspetto importante è quello che proprio questo rapporto con gli altri Atenei, con le altre culture, con gli altri contesti territoriali è fondamentale. Per cui in questo caso abbiamo voluto attribuire questo titolo a una persona che riteniamo che possa portare nel proprio contesto culturale, che è assolutamente internazionale, perché quando parliamo degli Stati Uniti, quando parliamo della Columbia, stiamo parlando di hub formativi di livello globale, non c'è alcun dubbio. A me piace sottolineare che l'altro giorno, qualche mese fa, andando a New York a tenere una lezione introduttiva di un nostro ciclo di seminari sostanzialmente su Federico II all'Istituto Italiano di Cultura a New York, mi hanno raccontato una storia che non conoscevo, e cioè che esiste un edificio che si affaccia su Central Park, che è di proprietà del governo italiano, ma fino a quest'anno è stato dato in uso alla Columbia University. Pare che quest'anno la Columbia University voglia lasciare quell'edificio che affaccia su Central Park e lo Stato italiano ne tornerà in possesso. Che cosa farne? Io immediatamente ho sognato che possa diventare un luogo di contaminazione in quel caso, cioè dove le università italiane propongono seminari, corsi, master in collaborazione con le università newyorkesi. Mi piacerebbe moltissimo questo cambio di rotta, dove siamo noi in qualche modo a interagire con altri atenei, e mi piacerebbe che Jane Ginsburg, che la collega, fosse portatrice di questa istanza. Per cui, come noi ospitiamo lei in questo contesto, mi piacerebbe, l'idea è insieme a lei organizzare delle iniziative formative che vedano il coinvolgimento anche dei nostri dottorandi, perché questa è la ricchezza profonda. Per cui dicevo, quando parlavo di portare oltre i propri confini l'Università del Salento, ecco, l'idea è di portare i nostri valori, la nostra cultura, la nostra ricerca in altri contesti, non che non lo facciano i colleghi e le colleghe di questo Ateneo e di questo Dipartimento, ma è bello che questo sia fatto anche da coloro i quali sono interpreti di altre culture e di altre sensibilità. Questo secondo me è un aspetto molto qualificante. Il tema sul quale la collega ha incentrato la sua parte della sua attività scientifica, cioè quello della proprietà intellettuale, è un tema centrale anche nel nostro Ateneo, ed è una cosa che mi ha peraltro sempre affascinato, ed è uno di quei temi, prima ascoltavo una presentazione, in cui l'altro giorno ero in un altro evento sulle società benefit e dicevo appunto quanto è importante quando la ricerca, soprattutto in campo giuridico, riesce a anticipare il cambiamento. Cioè in molti casi il diritto prende atto delle trasformazioni della società e in qualche modo agisce normando ciò che ormai è una consuetudine, e in molti casi, per esempio le società benefit, invece la norma riesce a creare una nuova comunità, un nuovo modo di stare insieme, cioè orienta i comportamenti individuali e collettivi. È lì dove la norma, il diritto, diventa uno strumento vero di progresso, quando il giurista anticipa la realtà, perché la legge prima degli altri. E qui vuol dire che ogni giurista, e io credo che questo Jane Ginsburg ce lo potrà dire, deve avere un bagaglio di competenze notevoli, ma deve avere anche una sensibilità
culturale incredibile, quella di cogliere il cambiamento e di anticiparlo. In questo probabilmente c'è la differenza fra l'eccellenza e la mediocrità. Cioè, per eccellere bisogna avere sempre la capacità di guardare lontano, mantenendo un contatto forte con la realtà, indagando la realtà, cogliendone i tratti innovativi. Ecco, questo penso che sia sicuramente l'aspetto più significativo, più importante del lavoro di Jane Carroll Ginsburg. Per questo per me è un onore oggi conferire a lei questo titolo di ambasciatrice, e lo sottolineo perché in alcuni casi le motivazioni sono altre, ma in questo caso è per lo spessore scientifico e umano della persona. Per questo quando noi l'abbiamo qui ne usciamo sempre con un arricchimento individuale e collettivo, perché sappiamo che possiamo attingere a questa sensibilità, portarla dentro di noi ed esprimerla anche con il nostro impegno scientifico, didattico, accademico. È un grande stimolo per la nostra collettività e spero che anche per lei questa esperienza la arricchisca oltremodo, perché penso che questa università, di cui io mi onoro di essere il rettore, è un grande scrigno di potenzialità, largamente inespresse. Ma non guardate a noi, guardate a voi stessi, parlo con i dottorandi che state dietro. Se noi vogliamo contribuire a cambiare il mondo, dobbiamo innanzitutto ritornare a credere nell'istruzione universitaria e a lavorare per l'università, per il territorio, per il paese. Questa è una grande prospettiva che vi do, e dovete credere in voi stessi, ma dovete impegnarvi fortemente, perché solo attraverso l'impegno si raggiungono quei risultati, e solo attraverso l'impegno il vostro sforzo non sarà vano. Io vi ringrazio. Vedete che lui parla di me, ma in realtà è il nostro rettore che ha una visione. Io non sono più giovanissimo. Se ho voglia di fare è perché lui ha un rettore così, se no francamente me ne andrei in giro per il mondo come ho fatto per tanti anni della mia vita a fare ricerca e starei molto bene. Però devo dire, ora mi sto davvero divertendo. E a questo punto, Jane, questa è una cerimonia nel vero senso della parola. Io prima ho detto a Kamal, è ceremony, ed è proprio una cerimonia. Quindi il nostro delegato alla comunicazione, il professor Stefano Cristante, che è l'ideatore, no? Cristante ha un carattere tutto suo particolare, ma lo posso dire perché è un amico, è un genio nel vero senso della parola. E ieri gli ho mandato una cosa che non sto a dire al rettore di un convegno dei comparatisti, ho sollecitato la sua genialità e non ti dico che cosa ha detto, però ecco, Stefano è geniale avere pensato agli ambasciatori di Unisalento, quindi gli do la parola così magari anche Jane si rende più conto di che cosa si tratta. Allora, grazie. Naturalmente il genio è per altre situazioni, diciamo, intellettuali e per altri campi di indagine. Diciamo che questa università ha spesso dato la possibilità di esprimersi in termini creativi ad alcuni ricercatori, ad alcuni docenti. E quando è stato chiesto banalmente di inventare una cornice al fatto che noi volevamo esserci come Università del Salento, volevamo che gli organi di stampa, i media, i colleghi di altre università ogni tanto pensassero a noi non come il più, diciamo, il più meridionale degli Atenei pugliesi soltanto, ma anche come uno dei più smart o dei più attenti all'innovazione, è venuta fuori da questo ambito problematico qualcosa di molto diverso dall'attribuire una laurea honoris causa. Non che il dispositivo delle lauree honoris causa sia invecchiato, penso che anzi bisognerebbe aprirlo a tante figure che meritano, no, nel mondo di essere considerate parte di una produzione di sapere universitario, però è anche impegnativo chiedere a una persona di
portare in giro il nostro marchio, anche se è un marchio anche esteticamente, diciamo, più convincente di qualche tempo fa e anche più caratterizzato, cioè si vede che siamo collocati in un posto particolare del mondo e che questo posto particolare del mondo in realtà aspetta soltanto di essere ulteriormente aperto per ricevere dal sud, cioè ricevere dal Nord Africa, ricevere dall'est, ricevere dal nord, ricevere dall'ovest. Con molte università noi abbiamo già dei rapporti e con molti colleghi bravissimi di altre università noi abbiamo rapporti, ma quando i rapporti si costruiscono con la costanza con cui avete fatto voi onore all'università, voi del Dipartimento di Scienze Giuridiche, chiedendo alla professoressa Ginzburg di venire più volte qui a portare i risultati dei suoi studi, voi avete fatto qualcosa di propedeutico al titolo di ambasciatore, perché avete fatto in modo che i vostri studenti e, come ha detto prima Luigi Melica, anche i nostri colleghi potessero capire di che cosa si stava occupando una personalità intellettuale così, diciamo, impegnata nel mondo contemporaneo come quella di Jane Carroll Ginzburg. Cioè, occuparsi di diritto d'autore, poi dirà meglio Gabriella De Giorgi ovviamente, però occuparsi di diritto d'autore in una società che sta andando verso la completa digitalizzazione e verso anche una sponda evidentemente sempre più legata all'intelligenza artificiale è qualcosa di complicatissimo, e non a caso alcuni dei contributi di Ginzburg sono proprio su questo, cioè sono su come la giurisprudenza riesce o non riesce a fare i conti con il ciclone che è intervenuto direttamente in modo numerico sulla nostra società. E poi c'è il fatto che semplicemente leggendo i luoghi dove Ginzburg ha svolto o sta svolgendo il ruolo di visiting professor, c'è da pensare ad una personalità che come minimo ama il mondo o ama le relazioni con il mondo, ama, immagino, anche le relazioni con ciò che è diverso dalla sua cultura: Parigi, Cambridge, Lione, Tolosa, Nantes, Amsterdam, Gerusalemme, Melbourne, Sydney, Roma, noi anche, no? Credo. Ecco, io penso che quando si ha a che fare con questo tipo di personalità bisogna ringraziarla davvero di accettare così la carica onorifica di ambasciatrice dell'Università di Salento, perché anche se lei avrà occasione soltanto in alcune occasioni di nominare questa nostra attribuzione, avrà fatto un grande lavoro in perfetta concordia, mi sembra, con la ricerca di innovazioni anche nelle relazioni internazionali che più di un dipartimento di Unisalento sta cercando di fare. Noi, per esempio, il mio dipartimento ha cambiato nome da poco, adesso ci chiamiamo Scienze Umane e Sociali, che è un nome meno, diciamo, controverso di quello che avevamo prima, in cui sembrava quasi che ci fosse un solo genere nell'umanità. Invece noi non soltanto abbiamo due e più generi, ma fortunatamente quest'anno siamo riusciti a dare la carica di ambasciatore di Unisalento a tre donne, e questa è una cosa importante. Un'altra signora di origine inglese a cui l'abbiamo dato è Ellen Mirren, che probabilmente la collega Ginzburg conosce e che, diciamo, soltanto 8 mesi fa ha ricevuto la stessa carica di ambasciatrice che oggi riceverà anche lei. Quindi vi ringrazio e ringrazio soprattutto lei di aver accettato. Grazie davvero Stefano, non devo aggiungere nulla, e a questo punto darei la parola a Gabriella De Giorgi, che ovviamente è un po' la diciamo che la sua proposta a Jane Ginzburg deriva dal fatto che già da anni Gabriella ci ha fatto questo regalo, cioè di coinvolgere la collega professoressa Ginzburg nelle nostre attività formative. Quindi, diciamo, è merito suo, senza ombra di dubbio, se Jane è qui. No, devi venire a parlare al microfono, devi venire, perché se no non sentono da remoto, Gabriella.
E quindi anch'io adesso mi accomodo là, perché tanto ci ascoltiamo tutti insieme la lezione, quindi a questo punto direi, al di là di quello che vorrà dire Gabriella, però introduci direttamente anche poi il tema della lectio magistralis della professoressa Ginsburg. Grazie. Grazie, io sarò brevissima e la mia presentazione di quella che posso definire ormai da tanti anni una cara amica è un elenco dei titoli delle lezioni che ha tenuto a partire dal 2013, che sono riportate nella locandina, ve le leggo: l'educazione giuridica, insegnamento del diritto negli USA, 14 gennaio 2013, digitalizzazione e cultura, le biblioteche digitali, 7 ottobre 2013, come si suole ad ogni inventore di opere nuove, le basi filosofiche e pratiche del diritto d'autore, 17 giugno 2016, e se l'autore fosse un computer, diritto d'autore o l'ex machina, 8 luglio 2018, la proprietà intellettuale vista da Topolino e da Barbie, il rapporto fra diritto d'autore e diritto dei marchi, 8 luglio 2019. Come vedete, una lunga storia interrotta solo dalla pandemia, e siamo grati a questo nostro tempo perché ci ha consentito, con l'occasione appunto del conferimento di questo titolo d'affetto e di ringraziamento, che è il conferimento della qualità di ambasciatrice, di riascoltare su un tema molto tecnico che lascerò assolutamente a lei introdurre e illustrare, è una straordinaria ricercatrice. Ricordo a voi che Jane Ginsburg conosce fra l'altro perfettamente l'italiano, perché gran parte dei suoi studi adesso e per lunghi anni si sono svolti negli archivi vaticani alla ricerca degli inizi della storia del diritto d'autore, e che oggi la sua ricerca si sta evolvendo verso la digitalizzazione di tutti questi saperi, che richiede anche, se udite udite, il ricorso a giovani ricercatori che conoscono il latino, proprio per immagazzinare dati importanti di queste ricerche passate. Io la ringrazio per questo affetto che ci dimostra, la ringrazio per essere non solo una raffinatissima ricercatrice intellettuale assolutamente di pregio, ma anche una persona che ama questa terra, il suo cibo, i suoi colori, il timo, che è una delle attrattive di questo nostro un po' desolato dipartimento in questa parte della città di Lecce, e per l'ammirazione, la curiosità e la generosità con la quale guarda ai mondi, perché Jane Ginsburg è una grande intellettuale del mondo. Grazie, Jane. Caro rettore, caro direttore, cari colleghi, cari studenti, sono molto onorata di fare questa lezione, di essere nominata ambasciatrice della vostra facoltà, e ascoltando i temi delle ricerche di voi dottorandi, la mia prima impressione era che questa lezione non ha niente a che fare con i vostri interessi. Però la seconda impressione era un po' diversa, perché per molti fra di voi studiate la sostenibilità. E questo tema è infatti la sostenibilità del mestiere dell'autore, e come assicurare o provare di assicurare che gli autori siano pagati per poter continuare a creare. Grazie. Allora,
Ecco il problema, è un problema da sempre, cioè che gli autori, la remunerazione degli autori è sempre stato piuttosto basso, soprattutto rispetto agli editori, agli sfruttatori delle opere degli autori. Perché? Perché per la maggior parte gli autori sono la parte debole al contratto e quindi nelle negoziazioni la maggior parte degli autori non ricevono un compenso equo. L'altro problema che esiste anche da sempre è che il contratto non prevede sempre il successo futuro dell'opera e quindi col successo, soprattutto se l'autore non tocca in percentuale dei renditi dello sfruttamento, ci sarà anche un grande spazio tra quello che tocca l'editore e lo sfruttatore e quello che tocca l'autore. Quindi questo è un problema che esiste dall'inizio del diritto d'autore e che esiste ancora oggi. Allora, quali sono i rimedi? Ci sono più tentativi di rimediare al problema. C'è l'approccio di limitare i diritti che l'autore può concedere nel contratto per riservare all'autore, ad esempio, lo sfruttamento futuro, cioè le nuove tecnologie spettano all'autore. Secondo la legislazione, la normativa di alcuni paesi, ad esempio la Germania, la Belgia, questa è una soluzione, cioè che vuol dire che quando viene questa nuova tecnologia, l'autore, essendo sempre titolare di questo modo di sfruttare l'opera, potrà negoziare con l'editore in una posizione forse di forza. Altro approccio, che è quello degli Stati Uniti, che vedremo, è di limitare nel tempo la durata della concessione dei diritti. Poi c'è quello che in inglese si chiama use it or lose it, l'ho tradotto come se ne serve o se lo perde, cioè se l'editore non sfrutta l'opera, i diritti tornano all'autore e questa è una soluzione che esiste nella nuova 2019 direttiva europea e poi la possibilità che esiste nella nuova direttiva europea di intervenire nel contratto per aumentare la remunerazione dell'autore. Quindi è una deroga al principio della libertà contrattuale. Allora, negli Stati Uniti noi abbiamo scelto persiste negli Stati Uniti una soluzione che esiste dall'inizio del diritto d'autore con la prima legge di 1710, la cosiddetto Statute of Anne, che nel suo ultimo articolo prevedeva che la durata del diritto d'autore sarebbe di 14 anni, ma se alla fine dei 14 anni l'autore era ancora in vita, tutti i diritti tornavano all'autore, cominciava una nuova durata di 14 anni e l'autore è ridiventato titolare dei diritti per poter negoziare
con gli editori. E questo principio esisteva in più paesi dell'impero britannico, ad esempio in Sudafrica c'è una canzone famosissima che si chiama Il leone dorme stanotte, che non proverò di cantare, ma che senz'altro conoscete. La storia di questa canzone è una storia quasi tipica, cioè il cantautore era povero, ignorante del diritto, ha firmato un contratto con un editore dando tutto, la canzone ha avuto il massimo successo e l'autore è morto nella povertà, sue figlie povere, ma secondo la legge britannica che esisteva ancora in Sudafrica, dopo la morte dell'autore c'era la possibilità, c'era una retrocessione legale alle figlie che hanno potuto approfittare delle ricchezze della canzone. Quindi l'idea è di provvedere all'autore o agli eredi, perché spesso l'autore non ha le conoscenze o il potere di negoziare con l'editore. Allora, questo principio della retrocessione legale esiste nella legge americana e adesso quello che vedremo insieme è come funziona oggi nella legge americana. Le domande che faremo: chi può rescindere il contratto, come si fa, quali sono i diritti che tornano all'autore. La prima cosa, quello che può revocare la cessione dei diritti è l'autore, che sembra normale, ma è un po' complicato perché anche se tutti gli autori, anche stranieri, possono riprendere i loro diritti, e c'è stato un caso abbastanza famoso negli Stati Uniti, cui parleremo, il caso Morricone, Ennio Morricone, il compositore di parecchi film, la colonna sonora di parecchi film, ha potuto riprendere i suoi diritti per gli Stati Uniti, ma la cosa che viene a complicare la situazione è che nella legge americana non tutti i creatori sono autori secondo la legge, perché gli autori impiegati non hanno diritti, tutti i diritti spettano all'imprenditore, e anche certe opere su commissione vengono anche al committente. Quindi non basta essere creatore, bisogna essere autore indipendente per essere autore secondo la legge. Passo. Allora, come fare? Questo è un po' complicato, perché non è automatico. Bisogna notificare all'editore, allo sfruttatore, che l'autore vuole riprendere i suoi diritti, e ci sono scadenze, minimo di 2 anni prima, massimo 10 anni prima della data della revocazione del contratto. E adesso questa è la normativa della legge 1966, che è entrata in vigore in 78, quindi 35 anni dopo, arriviamo all'anno 2013.
e a partire dall'anno 2013 gli autori hanno potuto riprendere i loro diritti. E quello c'è stato uno studio recente che ho citato lì, che hanno studiato le notifiche tra 2013 e 2020 e hanno saputo che quasi 45.000 opere cui contratti sono state risolti, ma 45.000 rispetto alla produzione totale non è così grande. Perché? Perché la maggior parte delle opere non hanno nessun valore dopo 35 anni e hanno scoperto che le opere le più perenne sono le opere musicali e le registrazioni sonori. E quindi fra questi queste 45.000 opere, la maggior parte sono musicali. Allora, come fare? Questo è un elenco nel tempo e per fare più detto, prendiamo l'esempio di un contratto concluso in 1985. Vuol dire che dopo 25 anni, cioè 10 anni prima della data effettiva della ripresa dei diritti, l'autore può notificare all'editore che vuole riprendere i diritti e come c'è un minimo di 2 anni di pre-notifica, se l'autore non manda la notifica l'anno prossimo all'editore sarà troppo tardi, perché siccome la revoca non è automatica, bisogna fare nei tempi e abbiamo saputo purtroppo che molti autori non riescano a fare nei tempi. Una cosa importantissima, il diritto di revoca non è cessibile, quindi anche se il contratto dice che è una cessione perpetua, non lo è. L'autore conserva sempre il diritto di revocare, di riprendere i suoi diritti. E vedremo qualche incidenza di questo principio della incessibilità del diritto di revoca. Allora, se l'autore manda la notifica nei tempi, i diritti retrocedono, ma non tutti. C'è un'eccezione per le opere derivate, cioè le opere basate su l'opera prima, l'editore o lo sfruttatore può continuare a sfruttare una opera derivata già creata, ma se non lo ha già creato è troppo tardi. E vi do un esempio immaginato di come funziona questa retrosezione. Quindi incominciamo col romanzo Strage alla Columbia University. E l'autore firma un contratto nell'85 dando tutti i diritti, compreso diritti sulle continuazioni e sui film. E si gira un primo film nel 90, Strage alla Columbia, e poi nel 95 c'è una continuazione di Strage alla Sapienza. E poi c'è un film girata di Strage alla Sapienza. Poi arriviamo al 2010.
E a 2010 l'autore manda la notifica dicendo che 10 anni più tardi vuole riprendere i suoi diritti. Ma frattempo l'editore può continuare a pubblicare e a sfruttare opere derivate. Quindi dopo stragi alla Columbia, stragi alla Sapienza, arriviamo a stragi all'Università del Salento, cui sono ambasciatrice. Non guarda per me, guarda per la mano. Tutto iniziò da quel titolo di ambasciatore. Allora, nel 2020, che è il momento in cui vanno a tornare i diritti, l'editore o l'altro sfruttatore ha fatto 2 continuazioni letterarie del romanzo originale e ha fatto 2 film, ma non ha girato il terzo film, non ha ancora girato Strage all'Università del Salento. E adesso sarà troppo tardi, perché con la notifica nei tempi i diritti rivolgono all'autore, e quindi spetta all'autore di autorizzare il film basato su Strage all'Università del Salento. Funziona così la ripresa dei diritti, con l'eccezione per le opere derivate già create, ma le opere derivate non ancora create tornano all'autore. E purtroppo, come l'ho detto, se l'autore non fa il necessario per riprendere i suoi diritti o lo fa male, i diritti spettano ancora al co-contrattante. Allora, abbiamo già parlato di perché non ci sono tanti notifiche, non ci sono state tante notifiche. Una ragione è quella che cui ho già evocata, ma c'è un'altra ragione che è molto più difficile da mostrare in concreto, ma diciamo che gli avvocati sono coscienti, cioè che il rischio per l'editore o per lo sfruttatore che l'autore riprenda i suoi diritti dopo 35 anni può essere un incentivo all'editore di negoziare prima di, diciamo, dopo, prima di ricevere la notifica. Diciamo che dopo 20 anni l'editore viene all'autore nei suoi confronti e dice: abbiamo una buona relazione, mettiamo fine al primo contratto e ricominciamo con un rendito migliore per l'autore. E mi hanno detto gli avvocati specializzati, soprattutto nella musica, che capita abbastanza spesso queste rinnovazioni del contratto a favore dell'autore. E poi, so che nessuno tra di voi fa il diritto internazionale privato, ma il diritto internazionale privato è molto importante nel dominio del diritto d'autore, perché i diritti, un contratto, quando si firma un contratto, i diritti non sono soltanto per il paese di origine, che sia l'Italia, che sia gli Stati Uniti, ma l'editore vuole tutto, vuole il territorio totale del mondo. E almeno negli Stati Uniti i contratti dicono, è vero, non scherzo, dicono che il territorio, tra virgolette, del contratto sarà l'universo. Sapete già che mandiamo a marzo
alla pianeta di Marzo, ma mandiamo navi spaziali, allora forse fra qualche tempo saranno una diffusione di opere su Marzo e gli editori vogliono assicurarsi di avere i diritti per il mondo e al di là del mondo. Allora, il problema è che un contratto che prevede la cessione totale e perpetua di tutti i diritti per il mondo intero, qual è il rapporto di un tale contratto col diritto incessibile degli autori, che siano americani o stranieri, di riprendere i loro diritti nonostante tutto accordo contrario. E ci sono stati due casi, uno in Inghilterra, l'altro negli Stati Uniti. Il primo, non so se vi ricordate, del gruppo Duran Duran. Ma credo che Duran Duran abbiano suonato per la festa della regina, la festa del giubileo della regina, quindi almeno in Inghilterra sono ancora conosciuti, ma la loro storia è la storia tipica. A 20 anni hanno firmato un contratto leonino, un contratto in cui hanno dato tutto, e a 20 anni non sapevano niente, erano felici di avere un editore più tardi, col successo, i compositori hanno voluto riprendere i diritti per gli Stati Uniti, quindi hanno mandato la notifica all'editore, ma il problema era che il paragrafo del contratto dicendo che i compositori promettono di non fare niente per compromettere il godimento dei diritti dell'editore. Quindi quando i compositori mandano la notifica, l'editore si prevede davanti ai tribunali dell'Inghilterra. C'era anche una clausola di competenza del foro inglese, dicendo che la tentativa di riprendere i diritti per gli Stati Uniti comprometteva la cessione e quindi violava il contratto. Era un quesito di diritto contrattuale e il giudice inglese ha detto sì, è una violazione del contratto e quindi Duran Duran non può prevalersi del diritto incessibile americano di riprendere i diritti. Torniamo a Paul McCartney. Sapete chi è Paul McCartney, suppongo? No, non soltanto noi vecchi, ma anche voi giovani, almeno lo spero. E lui, in seguito al caso Duran Duran, lui che aveva anche lui firmato un contratto, quasi lo stesso tipo di contratto, con lo stesso editore, non aspettava di essere chiamato davanti ai tribunali inglesi. Lui è andato davanti ai tribunali americani, perché il foro competente è importantissimo. E lui ha detto davanti al tribunale a New York che secondo la legge americana il diritto di revoca è incessibile, e qualunque cosa dica il
il contratto inglese, lui conserva sempre il diritto di riprendere i suoi diritti negli Stati Uniti. Allora, l'editore inglese si è inclinato davanti alla voglia di Paul McCartney, che è comunque un co-contrattante molto più importante rispetto a Duran Duran, e hanno risolto il caso senza continuare la lite. Quindi abbiamo una prima risposta col caso Duran Duran, una transazione col caso McCartney arriviamo al caso Morricone. Morricone, che conoscete tutti, suppongo, ha voluto riprendere i suoi diritti per gli Stati Uniti. E l'editore ha detto che non poteva riprendere i suoi diritti perché le sue opere, le colonne sonori, erano works made for hire, cioè questa categoria di opere cui diritti spettano all'imprenditore. E quindi il quesito era di sapere se secondo la legge italiana, perché era un contratto italiano, se secondo la legge italiana Morricone doveva essere considerato come non essendo l'autore, tra virgolette, perché secondo la legge italiana tutti i diritti spettano all'editore. E quindi la Corte di Appello a New York ha dovuto imparare un po' di diritto italiano e ha concluso che, infatti, secondo la normativa italiana, l'autore, anche se in una relazione di opere di committente, conserva sempre lo statuto di autore. Quindi anche se c'è una cessione presuntiva verso l'editore, il creatore rimane sempre l'autore. E rimanendo l'autore, lui è lui che è in grado di riprendere i suoi diritti per gli Stati Uniti. E la decisione della Corte di Appello era importante non soltanto per aver applicato la legge italiana, ma anche per il modo di concepire la cessione e la qualità incessibile del diritto di revoca. E la Corte dice, l'ho messo in rosso, che la cessione massimale, senza poter essere turbato dall'autore, è di 35 anni. Dopo 35 anni dipende di se l'autore si prevale del diritto di revoca o no. Ma l'editore o lo sfruttatore non può essere sicuro assolutamente di una durata al di là di 35 anni. Dunque, secondo la legge, ogni contratto è limitato nel tempo a 35 anni con una condizione posteriore che l'autore non si prevalga del diritto di revoca. Allora, perché è importante? Perché abbiamo visto che secondo il giudice inglese, nel caso Duran Duran, era un problema di
qualificazione, si tratta di un problema di contratto o di un problema di diritto d'autore? Perché nel diritto internazionale privato le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto, che vuol dire che l'editore sceglierà il diritto applicabile al contratto. Ma se si tratta di una questione del diritto d'autore, il diritto d'autore è territoriale. Io non posso concedere diritti per un territorio dove questi diritti non esistono o dove questi diritti sono inaccessibili. Un altro esempio, nel diritto francese, ma credo anche nel diritto italiano, il cosiddetto diritto morale, che è il diritto di essere riconosciuti come l'autore, e anche il diritto di sopravvegliare all'integrità dell'opera, sono diritti inaccessibili. E quindi anche se nel contratto, un contratto internazionale, in cui io concedo tutti i diritti immaginabili possibili, compreso il mio diritto morale, questo non vale per la Francia. I tribunali francesi dicono che questa parte della secessione non è valida. E c'è stato un caso famoso francese su questo problema. Quindi bisogna immaginare, dal punto di vista del diritto d'autore, bisogna immaginare un contratto internazionale che conceda non un diritto d'autore, ma quanti diritti d'autore rispetto al numero di paesi coperti dalla secessione. Quindi io concedo diritti francesi, diritti americani, scusi, diritti giapponesi, così via, ma l'ambito di questa cessione è definito dalla normativa nazionale. Io non posso creare diritti che non esistono in un altro territorio, non posso concedere diritti inaccessibili per tale territorio. Quindi la qualificazione diritto contrattuale o diritto d'autore è importantissimo per sapere quale sarà il risultato di una lite, come la lite nel caso Duran-Duran o McCarthy. Allora, nell'interesse dei tempi, non parlerò della normativa europea, che ha un altro approccio, cioè di assicurare il compenso equo, intervenendo nel contratto per dare all'autore la possibilità di rinegoziare senza aspettare 35 anni come negli Stati Uniti, ma c'è sempre il problema del diritto internazionale privato, cioè secondo la normativa europea, se c'è un distacco importante tra quello che tocca all'editore e quello che io ricevo, io ho il diritto inaccessibile di rinegoziare per arrivare a un equo compenso. Ma l'editore, la domanda che faccio è se l'editore può eludere tutte queste protezioni previste dalla normativa europea, prevedendo nel contratto l'applicazione di una normativa non europea e di un foro non europeo. Adesso l'Inghilterra, col Brexit, sta fuori
e la possibilità è chiara che un editore, uno sfruttatore europeo decide di sommettere il contratto alla legge inglese, dove non ci sono queste protezioni, non c'è niente, non garantisca l'equo compenso, e nel contratto, il contratto prevede il foro inglese, e altro elemento del diritto internazionale privato, c'è il concetto delle regole obbligatorie stranieri, cioè che il foro può applicare una legge, una normativa obbligatoria di un altro paese, ma gli inglesi non lo fanno. Nella convenzione di Bruxelles c'è la possibilità di applicare una legge obbligatoria, ma gli inglesi hanno riservato questo. Quindi immaginiamo che un editore italiano, Bixio nel caso Morricone, la prossima volta Bixio dirà nel contratto: questo contratto è sommesso alla legge inglese e tutta lite deve essere portata davanti ai tribunali inglesi per arrivare alla stessa soluzione del caso Durand-Durand, così si eluda la protezione europea. Allora, i francesi hanno già previsto questa possibilità, e nella legge francese che mette in applicazione la normativa europea, hanno aggiunto questa disposizione, che per ora è limitato alle opere musicali, che nonostante la legge scelta nel contratto, l'autore può sempre, in quanto riguarda lo sfruttamento sul territorio francese, l'autore può sempre prevalersi delle protezioni dell'equo compenso e l'altro elemento capitale, il foro. E anche se il contratto dice ogni lite sarà portata davanti ai tribunali inglese, non vale per la Francia. Quindi l'autore può sempre agire davanti ai tribunali francesi, qualunque sia il foro designato nel contratto. Quindi vedremo come funziona nella pratica. Ma è interessante di pensare che la Commissione europea ha creato tutta questa struttura per proteggere gli autori, per la sostenibilità del mestiere dell'autore, ma vediamo se tramite la manipolazione delle regole del diritto di internazionale privato, se verrà possibile per gli sfruttatori di eludere questa bellissima struttura di tutela degli autori. Si vedrà. Grazie. E noi iniziamo la cerimonia, una sua ritualità adesso, per cui... Come funziona? Scusate, io poi non ho mai partecipato, io il primo ambasciatore. Noi conferiamo alla Presa Ginsburg il sigillo dell'Università di Salento, che può conservarlo, è un sigillo inserito nella pietra escese. Ecco qui. Questa è la nostra sandstone.
Mi piace credere che questo sia veramente un pezzo della nostra terra, perché in fondo questo è. E allora già me l'immagino nello studio lì alla Columbia, sarà lì a fare bella mostra. Quando verrò a trovarla? Sarà sulla scrivania. Perché a settembre dovrei andare, perché dopo l'Iran sarà un po' difficile. Ma dopo l'Iran dovrei andare alla Mississippi University, allora di passaggio penso posso andare anche alla Columbia, non ci sono grosse difficoltà. Questo è il sigillo e qui un'ultima volta. Questo è per la strage dopo all'Università del Salerno. Date l'arma. Cioè questo lanciato veramente diventa un'arma, non è un'arma. E questo invece è la pergamena, la facciamo vedere, ecco. Ah, bello, grazie.